Federica Pellegrini festeggia l'addio al nubilato, vacanza a sorpresa a Formentera con le amiche. Federica Pellegrini festeggia il suo addio al nubilato a Formentera con le amiche, che le hanno organizzato una sorpresa trascinandola fuori di casa nel cuore della notte. Qualche giorno di divertimento e spensieratezza prima del grande giorno con Matteo giunta a fine estate. Per Federica Pellegrini il matrimonio è ormai alle porte. A fine estate l'ex regina del nuoto sposerà il suo allenatore Matteo Giunta, con una romantica e divertente cerimonia a Venezia. Nel frattempo, la futura sposa è stata letteralmente rapita dalle amiche e compagne di Vasca, per un addio al nubilato fuori dal comune all'insegna del divertimento. L'addio al nubilato di Federica Pellegrini nel bel mezzo della notte, ore 1:45. Federica Pellegrini è stata svegliata all'improvviso dalle amiche, che sono piombate in casa sua urlando e facendola scendere dal letto. Il piccolo gruppo ha organizzato alla futura sposa un addio al nubilato a sorpresa, una vacanza a Formentera. E così, come documentato sul suo profilo social, la nuotatrice ha fatto le valigie ed è partita per l'isola spagnola, con tanto di cerchietto da sposa in maglia con la scritta Game Over, I'm Getting Married. Insieme a 7 delle più care amiche ha lasciato la sua casa di Verona ed è volata in Spagna per qualche giorno di puro divertimento. Spiaggia, piscina, tuffi in acqua, anche con i vestiti, balli e cibo. Il tutto raccontato con video e foto su Instagram per testimoniare una foga decisamente indimenticabile. Il matrimonio con Matteo giunta a fine estate, come ha raccontato in una recente intervista al settimanale Chi, Federica Pellegrini convolerà a nozze con Matteo Giunta. Dopo una romantica proposta di matrimonio, anche la location scelta, Venezia, non è da meno, vogliamo che sia un matrimonio divertente, saremo 150 persone, forse 160. Io me lo immagino spettacolare, solo sposarsi lì con quel panorama. La loro storia d'amore per anni è rimasta nell'ombra, per poi uscire allo scoperto durante le Olimpiadi di Tokyo dopo la gara. Ora i due vivono il loro amore alla luce del sole e sono pronti a fare il grande passo. Foto dal settimanale Chi. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.